Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi inizia un nuovo percorso che porterà al fotovoltaico col Eco Bonus 110%. Questo non vuole essere un tutorial di reazione, tettoio o altro, ovviamente molte parti di questo video abbastanza lungo saranno in timelapse. Qui dietro di me vedete tutte le travi in lamellare che utilizzerò per questa installazione. Una delle due tettoie sarà posizionata in questa posizione che vedete, quindi adesso in poi inizia il lungo percorso che porterà a, spero, oggi è il 4 marzo, spero entro l'estate, ad avere il fotovoltaico e tutto il resto che sarà incluso nelle operazioni degli interventi trainanti e trainati dell'EcoBonus 110%. Questo è il primo passo di un lungo periodo. A voi buona visione della Temaps. Buongiorno, oggi seconda giornata di lavori. Ieri sì, non mi aspettavo di andare così avanti, sono riuscito a completare tutta la struttura, pilastri, travi e arcarecci, quindi adesso la struttura si mantiene in maniera autonoma, ovviamente andrà poi fissata sia alle pareti che al pavimento con i relativi supporti. Oggi spero di completare sicuramente tutta la copertura della perlinatura. E anche di conseguenza, visto il tempo, potrebbe arrivare dell'acqua. Spero anche di posare anche la guaina per l'isolamento dalla pioggia. Ho preso una guaina ardesiata autoadesiva, quindi non necessita di sfiammatura per la posa in opera. Adesso poi me la farò vedere nella timelapse. Niente, spero oggi di completare il tutto, poi anche con tutta la scorza linea che va messa nelle bordature e anche la parte relativa alla grondaia per lo scolo dell'acqua. Andiamo avanti con i lavori. Allora, terminato, devo dire, il duro lavoro della perlinatura, anche se ha avuto un buon lavoro, ma abbastanza complesso, forse più complesso di tutta la struttura in sé. Andiamo adesso alla posa della guaina bituminosa. Io ho optato per un modello, lo faccio vedere da qui, autoadesivo, quindi non necessita di sfiammatura, direttamente togliendo questa pellicola, questa aderirà automaticamente e oltretutto con il calore tenderà ulteriormente ad aderire alla struttura, quindi non necessita di sfiammatura. Andrò a fare dei tagli di fogli da 3 metri, partendo sempre ovviamente dalla parte più bassa, che è quella dove abbiamo lo scolo dell'acqua, via via si andranno sovrapponendo così che l'acqua scolando non si possa infiltrare nelle parti sottostanti. Niente, continuiamo con i lavori.
Stairs to sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Don't know if life is a small part of something greater. And when you get off this raging horse, sings to whatever. I let it go for all time's sake.